che vanno condivisi e quindi è un investimento che si sa che i suoi frutti li darà molto tempo dopo. C'è stato un altro tentativo, un altro imprenditore del vino, ma è finito, diciamo, male, anche se poi mi ha permesso di fare un'esperienza in un'altra parte della Sicilia. E poi con Veranti invece abbiamo iniziato questo percorso, devo dire anche insieme, perché si trattava veramente di girare insieme l'Etna. Io tornavo da Marsala, lui rientrava dai suoi viaggi e il sabato e la domenica erano dedicati soprattutto a cercare i vigneti, a cercare i luoghi. E tutto questo nasce prima di tutto da una ricerca, direi, storica, ma anche di parlare con le persone anziane. Prima di tutto io avevo le memorie di mio nonno, avevo i suoi racconti. E cercare, ecco, prima di fare un vino, vedere se c'era la possibilità di una storia. E sull'Etna c'è la possibilità di una grande e lunga storia.